Ragazzi, eccoci qui, siamo tornati con le nostre carriere. Finalmente, ragazzi, dopo 4 giorni dove quelli della linea, della team, ci hanno messo esattamente un casino a riattaccarmi internet cambiando linea, ho dovuto aspettare 4 giorni. Meno male che ho caricato il video ieri dove appunto vi spiegavo che avendo fatto un nuovo contratto con un'altra linea ho avuto tanti problemi. Ok, ragazzi, bando alle ciance, da oggi pomeriggio appunto torneremo con le live e con le carriere. La prima carriera, quella più lontana che mancava da tanto tempo, appunto era quella del Lecce. E ora andiamoci a leggere le nostre 5 email e dopo vediamo e andiamo alla partita contro il Carpi dove ci eravamo lasciati appunto settimana scorsa. Allora, non stiamo seguendo i piani, resoconto finale su Tonali, interesse per Calabria, squalifica scontata e osservatore inviato. Ok ragazzi, perfetto, io direi di dare prima un'occhiatina alla nostra formazione perché mi sembra che ci eravamo lasciati appunto con Acardi che era tornato dalla squalifica, dal cartellino rosso che aveva preso contro il Palermo, quindi ora ragazzuoli possiamo andarci a fare la partita contro il Carpi importante, essendo in piena lotta. In pieno derby contro appunto i cugini foggiani per la promozione diretta in Serie A. Andiamoci a fare questa partita difficilissima contro il Carpi. 24 novembre 2018, Ultimate 4 minuti, let's go! Bella ragazzi, bentornati! Siamo qui allo stadio Via del Mare di Lecce, ragazzi, dove appunto ricominciamo il nostro campionato di Serie B forti. Dei 6 punti di distacco con del Foggia secondo, subito il Lecce che parte con Faraoni. Faraoni che allarga verso Sensi, subito Sensi parte di velocità Sensi, ma il Carpi si chiude in 3000, prova a ripartire il Carpi con Bani, ma chiude benissimo ancora il Carpi, ancora il Carpi con Arighini, ancora Arighini, bravi, venuti ancora per Sensi, Mbaue ruba la palla, ancora Mokulu per Giorico che la prova a buttare lunga 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 lunga. Ma c'è Acardi, ragazzi, venuti per Stojan. Stojan si gira ancora, Stojan in mezzo a tre. Cambia lato benissimo verso il tacco ancora che la passa verso il Faraone. Il Faraone per la Mantia, la Mantia. Prova Mac, sbaglia tutto, prova a ripartire il Carpi, ancora il Carpi con Arighini, ancora Arighini per Macam. Ancora Macam, ma Sensi c'è. Sensi la passa verso Faraone, ma sbaglia tutto. Fallo di Kean, però penso che sia regola del vantaggio. Ancora Giorico che la prova a passare lunga 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 lunga, ma ancora il Carpi che prova ad attaccare, sbagliano tutto quelli del Carpi e c'è pure un giocatore a terra. Ecco ancora il Lecce con Plizzari, Plizzari ancora che la passa verso Acardi, Acardi ancora per Bani, ancora il Lecce con Bani, Bani bravissimo per di prima, per la Mantia, ma ancora, mamma mia, Sensi! Perché Kean? 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 Ma cosa ha sbagliato Kean, ragazzi? Mamma mia. Angolo del Lecce in pieno recupero, ma ancora il Lecce con Falco. Ancora Falco che la passa verso Stojan che sbaglia tutto. No, Acardi che sbaglia tutto. E finisce il primo tempo, ragazzi, 0-0. Noi ci becchiamo le squadre che si chiudono in 3000 in difesa. Non capisco il perché. Comunque, squadre come il Carpi, come il Benevento. Sono squadre forti e non capisco il motivo del perché si devono chiudere in 30 in difesa ogni volta. Ancora il Carpi con Mokuku, ancora Mokuku, ancora Mokuku, Bani però sveglia, e Plizzari c'è ragazzi, meno male. Ancora il Lecce con Stojan, Stojan che la passa ancora verso e sbaglia ancora il Carpi, ancora Bani, mamma mia, oggi Bani ragazzi sta facendo miracolo su miracolo. Ancora Venuti che la passa addosso al difensore del Carpi. Ancora il Carpi, mamma mia, anche Sensi, Sensi, Kean. Prova a ripartire Lecce con Stojan, Stojan ancora per Falco, Falco, bravissimo per Venuti, prova a ripartire Lecce con Venuti, Venuti che la passa subito verso Stojan, si ferma Stojan, Stojan la prova a buttare in mezzo per la Mantia che la stoppano. Ecco ancora il Carpi che prova, ma il Lecce c'è. Ancora, mamma mia, Kean ancora salva per Faraoni. Faraoni ancora la prova a buttare in mezzo per Stojan che la stoppa male, 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 male.
Ma ancora Stoian, bravissimo, pervenuti, ancora venuti che la passo verso Stoian. Ancora Sensi, prova il tiro, mamma mia. Sì. Ecco ancora il Carpi che prova. Ancora il Carpi, bravissimo, la Mantia, ancora la Mantia. La Mantia che la passa verso Stoian, Stoian vede l'inserimento bellissimo di Falco, ancora Falco, si ferma Falco. Ancora la prova a buttare in mezzo, ma niente. Ma ancora il Lecce da dietro con Faraone, ancora Faraone per Sensi, ancora Sensi, tira Sensi. Ah, ma ti chiudono in troppi però, mamma mia, oh, che schifo. Che schifo queste squadre che si chiudono in 30 in difesa, boh. Ancora Sensi, ma ancora Stoian. Mamma mia, Stoian ragazzi. Buca da dietro, Stoian e 1-0 Lecce al 65esimo, boy. Bello ragazzi, che bello. Proviamo Banku perché dobbiamo provarli tutti. Applausi per il nostro Tacchi che oggi, vabbè, non ha reso più di tanto, però è sempre un pilastro di questo Lecce. Ancora Moukoko, ma chiude bene ancora il Lecce con la Mantia. Abbiamo subito un gol solo ragazzi in queste prime 12-13 partite, ma ancora Joico che la passa verso Arighini, ma Bani oggi ragazzi è il nostro il Romagnoli leccese. Ancora Pacocchi ancora che la passa verso Stoian, fuori gioco, ma perché non danno i fuori giochi? Mamma mia, oh. Io questo lo rivedo, ragazzi, me ne frega niente. Rivediamo. Ah no. No, non era fuori gioco, ragazzi, è la difesa che non è salita, cioè che non è che si è lato verso Falco. Falco, guardate ragazzi in quanti sono in difesa, eh? Guardate in quanti sono in difesa questi schifosi, questi mangiapiadine. Bravissimo Falco, per la Mantia, Banku, tira Banku, no palo ragazzi, no, no ragazzi, no, che sfiga raga, quello era il gol, era il gol più goduto era quello ragazzi, il gol più goduto. Il gol più goduto 1-1. 1-1, anche se loro, vabbè, non hanno fatto, avranno fatto tipo due tiri in 90 minuti, però va benino, dai. Vabbè, loro hanno le solite difese che si chiudono tipo in 45. Rimaniamo con 7 punti di distacco. Facciamoci i nostri allenamenti. Il nostro Kean sale bene al 75. Arp non mi è piaciuto più di tanto perché a parere mio, la nostra settimana ci avviciniamo a dicembre, ci avviciniamo al calciomercato. Sotto nei commenti scrivetemi come in ogni serie chi volete che compra, eccetera. Osservatore di ritorno, vediamo, ci porta Simone Rivaldi 170.000. Il valore io direi di promuoverlo. Vediamo l'altro ragazzi 5,50. Anche l'altro ragazzi lo promuoviamo. Perché giocatori che costano così tanto vuol dire che sicuramente qualche valore lo hanno. Quindi ragazzi, andiamo qua, riportiamo ancora, facciamo andare ancora in Italia i nostri giocatori. Non capisco perché i due giocatori che sono molto contento di aver fatto con la prima squadra. Ah no, l'abbiamo proprio direttamente mandati. Ok ragazzi, doppio allenamento. Perfetto, quindi ristoppiamo e andiamoci a fare un altro allenamento. Almeno il nostro Arp sale pure lui, è salito al 71. Meglio di così, ragazzi. Secondo me, più che bene. Voglio proprio, sono proprio curioso di vedere chi ci becchiamo. Magari il derby, appunto. Con ragazzi, logufata, cioè il derby contro il Foggia, ragazzi. Bel derby. Fra le due pugliesi, fra la prima e la seconda, che ci andiamo a fare a Foggia, ragazzi, super derby. Questo è un bel derby, ragazzi. A Foggia, Lecce, Foggia, Lecce. Eccoci, ragazzi. Primo derby di Fefe Channel, ragazzi. Foggia, Lecce, importante partita per vari punti, sia perché comunque è un derby Foggia-Lecce e sia perché è la prima contro la seconda, ragazzi. Oggi il calendario ha giocato un bello scherzo. Un bello scherzo facendo Lecce-Foggia,
In più, lotta fra la prima e la seconda, ragazzi. Benvenuti allo stadio del Foggia, dove fra poco inizia il derby. Ecco, Camporese subito per Iemello. I tifosi, ragazzi, ci credono. Il Lecce ci crede. Il Lecce vuole battere il Foggia sia perché è un derby, e sia perché, ragazzi, se li dovessimo battere, andremmo a più 10, e più 10 sarebbe un bel distacco comunque già a metà campionato. Subito Bani subito per Stojan, ancora Arp ancora per il tacco ancora per Sensi, ancora per Tachidis, ma il Pota, raga, ancora Faraoni ancora per Sensi, bravissimo per Falco ancora per Arp, tira Arp, mamma mia ragazzi, mamma mia, Eurogol di Falco ragazzi, Eurogol di Falco, al quindicesimo, Foggia che riparte a testa alta, ancora il Foggia con Galano, ancora Galano che la passa su Martinelli, ancora Martinelli per Galano, ancora il Foggia con Deli, ancora Deli ancora per Busellato ancora per Iemello, ancora Iemello, bravissimo per Kean ancora per Acardi, ancora il Lecce che parte con Venuti ancora per Falco, 1-2, bravissimo Bani che la passa benissimo verso Faraoni che la passa su Tachidis, ancora Venuti, Tachidis, Falco, Arp, 2-0 al 37esimo, ragazzi. La raddoppia Arp che ritorna dopo non so il motivo del perché torna e segna l'ottavo gol in Serie B e sotto di due gol il Foggia al 37esimo. Bellissima partita, subito il Foggia, ancora Deli che la passa verso Galano, ancora Galano, Galano, ancora Galano, ancora Galano, ancora Galan, ancora Galan, ancora Galano per Riz, capisce tutto Venuti, bravissimo per Sensi, per Acardi, Lecce piano piano fa un po' di fatica a salire però sale, Kean per Arp aspetta l'inserimento di Kean, tira Kean, chiudila Kean, 3-0 al 43esimo, ragazzi, la chiude Kean con la numero 9. Lecce che va in vantaggio con 3 gol e ancora il Foggia che prova a ripartire con Galano, ancora Galano, Galano ancora per Busellato, ancora Busellato che la passa per Deli, ancora Deli per Mazzeo, ancora Mazzeo per Galano, ancora Galano si ferma, Galano ancora per Mazzeo, ancora Mazzeo, ancora Mazzeo per Deli, ancora Deli, Deli ancora ma chiude benissimo Sensi, prova a ripartire Lecce con Kean ancora per Tachidis, fallo, beh, fallo, Tonucci fallo. Bravissimo l'arbitro, qualcosa in più ragazzi, Tachidis, però il giallo ci accontentiamo, Falco ancora per Venuti, tira Venuti, angolo che non so se ce lo fanno battere, sì, ok, Tachidis ancora dalla bandierina, la prova a buttare in mezzo ma non c'è mai, no, c'era qualcuno, dai, Acardi finisce il primo tempo ragazzi, 3-0 Lecce, ottimo Lecce, bellissimo questo Lecce. Ok, la formazione raga rimane questa. Arp per Kean ancora per Falco ancora per Bani che la cambia verso Acardi ancora per Venuti ancora per Bani ancora per Faraoni ancora per Tachidis, bravissimo. Ancora il Lecce con Falco, ancora Falco per Arp ma sbaglia. Il Lecce che prova a ripartire con Deli ancora per Izzo, ancora il Lecce che prova aggressivo a chiudere, ma ancora palla degli Iemello, ancora Iemello per Busellato, ancora il Foggia con Iemello, ma chiude tutto Lecce, bravissimo. Il Falco per Stojan, velocissimo, ancora Stojan, tira Stojan, ma mamma mia, ancora Lecce con Tachidis, ancora Tachidis per Arpa, ancora per Sensi, ancora per Tachidis che prova il tiro a giro, orribile, ma ci ha provato, ragazzi, ci ha provato, meglio di niente, dai. Siamo all'88esimo, 3-1, ragazzi. Stiamo vincendo questo derby e ci stiamo avvicinando al più 10. Ecco ancora Arp. Mantieni palla Arp, la passa per Stojan si ferma, la passa ancora per Arp. Ancora Arp. Ma chiude benissimo il Foggia, ancora il Foggia con Tonucci, ancora Tonucci. Tonucci che la spazza lunga. Ma chiude benissimo Lecce ancora con Chiarelli che la passa verso
Cerbo e Fischia, ragazzi, il derby lo porta a casa il Lecce 3-1 a Foggia. Ottimo, ottimo, sono molto, 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 molto contento. Va benissimo così, ragazzi. Adesso ci stiamo avvicinando appunto al mercato. Vedo l'ora, ragazzi, di questo mercato, però prima voglio andarmi a fare gli allenamenti. Siamo a 10 punti di distacco. Plizzari un bel 74 di overall. Plizzari va più che bene, sta viaggiando come una meraviglia. Ragazzi, a gennaio vi ricordo che oltre a fare il calciomercato cercando di acquistare qualcuno, cercheremo anche di vendere appunto qualche giocatore, magari qualche portiere in più o qualche difensore in più, visto che abbiamo quattro portieri se non sbaglio. Allora ragazzi, siamo alla partita contro il Padova e dopo abbiamo il partitone importantissimo contro la Samp. Ragazzi, l'obiettivo lo sapete, l'obiettivo del Lecce quest'anno è vincere anche la Coppa Italia, almeno abbiamo un posto bello bello pulito pulito in Europa League. Ok ragazzi, detto questo, ci vediamo per la prossima puntata dove appunto affronteremo il Padova in casa e dopo andremo a Genova contro la Samp dove cercheremo di avanzare più avanti possibile. Detto questo ragazzi, un saluto dal vostro Fefe Channel. Bella!